Bentornati, bentornati tutti a Siamo Noi. Torna la nostra rubrica dedicata alle gioie e alle fatiche della vita familiare. Mia nonna, che veniva da un piccolo paese del Molise, era una donna dolcissima, però insomma poi su certe cose si imponeva, vedendo la casa, la mia casa sempre piena di amici stranieri, e anche la sua per questo, mi sussurrava sempre: mogli e buoi dei paesi tuoi. Io dico questo perché il tema che oggi affronteremo è un tema molto delicato, ed è quello di quando a sposarsi sono due persone che appartengono a culture diverse, che arrivano da paesi magari lontanissimi l'uno dall'altro. Il destro per occuparci di tutto questo ce lo offrite sempre voi con le lettere che continuate a scriverci. In particolare oggi ci ha scritto un telespettatore, Riccardo, arriva da Venezia e ci racconta di essere sempre stato, come potrebbe essere altrimenti in una città come Venezia, aperto alle culture diverse, curiosissimo, ha imparato tante lingue, ha sempre viaggiato, e un giorno durante un soggiorno di studio in Inghilterra ha conosciuto Amina, una ragazza africana, che arriva da Nairobi, nel Kenya. Si sono perdutamente innamorati, lui è andato a trovarla in Kenya, insomma lei è tornata, e alla fine inevitabilmente si sono sposati. E ricorda il giorno delle nozze, del matrimonio, come un matrimonio coloratissimo, pieno di allegria, pieno di musica, abiti colorati, le due famiglie perfettamente in sintonia. E perché ci ha scritto allora? Beh, perché insomma, da quel momento sono trascorsi 2 anni, e in quei 2 anni si cominciano a vedere delle fatiche. Amina, tanto per cominciare, non parla la lingua italiana, ha enorme difficoltà ad apprenderla. Secondo Riccardo non ce la mette proprio tutta. Quando sono insieme ad altre persone lei si isola, ha smesso praticamente di parlare, di comunicare con gli altri. Proprio perché non padroneggia la lingua non lavora, non ha altri amici fuori da quelli del marito Riccardo, e quindi una grandissima, fortissima nostalgia per la sua casa, per i suoi amici, per i suoi familiari. Poi c'è la cucina. Riccardo ci dice: io mi sono abituato a cibi piccantissimi, intrugli, non ci piace tanto Riccardo che tu dica così, intrugli a base di banane, di cipolle, sapori riso, insomma inconsueti. Lei invece si lamenta tantissimo, e soprattutto Amina dice di sentirsi sempre sotto osservazione, che quando camminano la gente li guarda in modo strano, rilevando forse che lei è nera e lui bianco. E alla fine Riccardo conclude la sua lettera dicendoci che tanto è cambiato tra loro, avverte la presenza di lei, di Amina, a volte con una presenza davvero ingombrante, e ci dice: ma com'è stato possibile che il nostro amore non è riuscito, non sta reggendo le differenze culturali, e forse è colpa mia che non capisco quello che prova lei. E allora noi cercheremo di dargli dei suggerimenti, dei consigli, ma lo faremo sempre grazie all'aiuto di Antonio Fatigati. Grazie. Antonio, bentornato, ormai grazie. Lo conoscete, appartiene a questo spazio, teologo, diacono permanente della diocesi di Milano, sta assistendo tante famiglie presso la comunità pastorale San Francesco di Assisi di Monza. Davvero bentornato. Grazie. E con noi Romina Villarosa, Koichiro Nagajima. Come potete vedere e dunque anche capire, non sono proprio la tipica coppia italiana, ma adesso ci arriveremo. Fatigati, intanto mi dici se è vero che negli ultimi tempi, se è una cosa che tu hai notato personalmente, le coppie miste stanno aumentando, ti è capitato di assisterne anche diverse, di sostenerle nel loro cammino? Allora, sono aumentate sicuramente, non ho ancora avuto la fortuna di assisterne direttamente, devo dire. Però ho notato che questa è una cosa che si sta moltiplicando, inevitabilmente credo, perché nel momento in cui aumentano gli spostamenti per lavoro, o le facilità di movimento, gli innamoramenti di buoi di altri paesi, diventa più... È inevitabile che accada. No, noi parliamo di coppie miste e ci viene sempre in mente, no? Sì. L'unione di due persone che vengono da paesi lontani. Io pensavo alla mitica nonna Iside, oggi è la giornata in cui cito solo le nonne, di mio marito, che diceva: io sono arrivata con mia sorella da Piacenza, abbiamo sposato insieme 2 fratelli a Salerno, mi sono ritrovata in un altro mondo, perché è stato così per i nostri nonni.
Beh, allora cito anch'io i miei nonni. Oggi è la giornata abbiamo... dei nonni. No, è vero. E, guarda, credo che una delle situazioni meno approfondite sia stata proprio questa, cioè come l'immigrazione italiana dal sud al nord, laddove chi è arrivato si è trovato a innamorarsi, a costruire una famiglia con chi era del posto, le difficoltà che ci sono state. Gli incontri di cultura, gli scontri di cultura, qualche volta anche a livello offensivo. Perché poi bisogna fare i conti con le famiglie di appartenenza, insomma, questa è anche la questione. Sì, il dialetto. Dialetto che chi veniva da giù usava un dialetto, chi si è incontrato con famiglie che spesso parlavano un dialetto completamente diverso. Sentendosi proprio escluso ai margini, un po' come la nostra Mina. Per non parlare del cibo. Anche quello, nord e sud, certo. Grosse differenze, meno male che non c'è Massimiliano qui a parlarci del cibo del sud. Romina, io sono curiosissima di sapere dove, come, quando vi siete conosciuti con Koichiro. Allora, ci siamo che anno era, in che luogo? Nel 2013, era a dicembre, in un karaoke dove si cantavano canzoni in lingua giapponese. Perché... Lei che ci faceva lì, anzi, tu, perché stai infatti, no, perché sempre sono appassionata della cultura giapponese e all'università studio lingua giapponese, ecco. Quindi sempre mi interessava. Quindi al karaoke partecipava anche Koichiro? Sì. Tu l'hai visto? Sì. Ed è scattato qualcosa? È scattato qualcosa, sì. Il destino ci ha messo lo zampino, eri già predisposta con questo studio delle lingue orientali, la passione per il giapponese, fammi dire. Sì. Koichiro, ma posso darti del tu? Sì. Accorcio la distanza all'italiana, so che noi italiani siamo invadenti, rumorosi, chiassosi, ma come mai tu, Koichiro, ti trovavi in Italia? Nel 2001 sono venuto in Italia per la prima volta. Mi piacevano gli scavi, il calcio, i vini, i cibi. Quindi cibo e cultura e arte. Sei venuto per questo? Arte, no. Cioè, proprio gli scavi, solo archeologia, gli scavi. Archeologia. Così, Colosseo. Quindi un appassionato della nostra archeologia. Era il 2012 però quando vi siete conosciuti. Vi siete conosciuti, frequentati, innamorati. Posso chiederti, Romina, che cosa ti ha colpito di Koichiro? Cioè, ci sono state delle caratteristiche proprie della sua cultura che, insomma, ti hanno parecchio coinvolta? Io so che poi tu hai fatto anche un'immersione di tre mesi nella famiglia di Koichiro, sei stata a lungo in Giappone. Sì, quando sono stata in Giappone, tutto un mondo a parte, tutto diverso, la pulizia della città, tutto. Niente buche per le strade. Niente buche per le strade, assolutamente no. Anzi, quando raccontavo di come vivevamo a Roma, i giapponesi si mettevano a ridere come se fosse una barzelletta. Quindi... Purtroppo no. Purtroppo no. Il cibo, così tanti vari tipi. Veramente in tre mesi ancora continuavano a darmi cose nuove da mangiare. Che... Cioè, in tre mesi non si era esaurita la varietà dei cibi giapponesi. Ma che meraviglia! Che meraviglia. Sì. Koichiro, ma te di Romina, che cosa ti è piaciuto, cioè, della sua, fammi dire, italianità? Ma Romina è molto affettuosa. Giapponesi un po' così timidi, soprattutto, ma tutti i giapponesi sono timidi. Però Romina è un po' più aperta, molto allegra. Per questo. Ti ha contagiato con la sua allegria. Fatigati, cioè, al di là delle qualità, delle diverse caratteristiche caratteriali che abbiamo, certamente quando due persone che vengono da culture diverse si incontrano, si innamorano, poi c'è quel come dire, valore aggiunto della diversità. Qui la noia, quando è in agguato, si riesce a gestire meglio. Il fascino della diversità di cultura, la scoperta del mondo da cui l'altro viene. Anche la scoperta della lingua, se viene fatta con compassione e intelligenza, anche questo è molto bello. Sulla lingua io tornerei molto, è uno dei temi che mi appassiona tanto. Noi siamo abituati a pensare alla lingua come uno strumento per comunicare, ma in realtà la lingua ti forma, ti costruisce il pensiero. Certo, si cambia pure quando si passa una lingua all'altra. Sì, assolutamente. Per cui entrare nella lingua dell'altro non è solo trovare il modo migliore per comunicare, è cominciare a pensare come l'altro pensa.
Io su questo ho l'esperienza diretta con le mie figlie, che sono adottive di San Pietroburgo, e quando ci siamo impattati, il fatto di avere una mini conoscenza della lingua russa è stato fondamentale, perché mi ha aiutato a capire loro. Capisci? Cioè, entrare non, in quel mondo. Sì, e soprattutto a non violentare loro, perché imparassero la mia lingua per potermi dire ciò che volevano. È splendido quello che ci dici. Io faccio notare al nostro pubblico che ci sono volute settimane e settimane per entrare un po' più nel privato di Antonio Farigati e sentirgli raccontare cose personali, incluso il fatto che parla un po' di russo, e lo parlava già. Allora, ma mi colpisce una analogia che però sta portando in due direzioni evidentemente opposte Romina e Riccardo. Tutte e due sono in qualche modo predisposti all'incontro con l'altro. Lei ha scelto lingue orientali, Riccardo ci ha subito scritto che viene da una famiglia apertissima, che amava viaggiare, le culture diverse, però poi invece le direzioni sono... Quindi non significa che uno è portato naturalmente, quello ti aiuterà. No, perché se dipende molto da tante cose. Allora, la prima cosa che io vedo di differenza, intanto, come dire, è il genere. Koichiro arriva a Roma, che è una città comunque aperta. Può essere caotica, piena di buche, quello che volete voi. Ma è una città aperta, è abituata a avere a che fare con chi non è della città. Cioè da 2000 anni di storia di persone diverse che arrivano. In più arriva e si lega effettivamente a una donna del posto. Allora la donna è quella che ha le chiavi di casa. Riccardo è esattamente l'opposto, perché la sua donna arriva in un luogo che non è proprio così aperto nei confronti dello straniero. Una città un po' più complessa. Un po' più complessa. E soprattutto, questo conta. E soprattutto lui è un uomo, quindi ha una grande difficoltà ad accogliere l'altro. Ah, vedi che cosa è già una prima cosa che mi viene in mente. Una differenza. L'altra cosa fondamentale è che effettivamente Romina, bene o male, non lo so, io chiederemo, sa la lingua giapponese. Anche questo. Mentre invece... Tu sai la lingua, la parli proprio, la padroneggi? Padroneggio? Ancora no, però qualcosa capisco, ma lui è molto molto bravo in italiano e quindi mi aiuta tantissimo. Quindi avete trovato quello che il nostro Fatigati chiama l'equilibrio linguistico, l'incontro. Sì, esatto. Sì. Ma esattamente quando vi siete sposati e come è andata anche nei giorni precedenti, preparativi del matrimonio, il fatidico incontro tra le due famiglie? Esatto. I genitori della sposa con quello dello sposo. Allora, ci siamo sposati vediamo 2 anni delle fa. Immagini molto belle. Grazie. 2 anni fa, in aprile. E, allora, sono venuti la famiglia... Aprile 2016? Sì. Che belle queste foto. Sì, ringrazio il fotografo, veramente. Allora, la famiglia è venuta... A come si sono capiti con la tua mamma e il tuo papà che non parlavano giapponese? Sì, all'inizio lui traduceva, poi si è stancato perché troppi discorsi tutti insieme e alla fine si sono parlati mia madre in italiano, la madre di Koichiro in giapponese e si capivano, improvvisamente hanno cominciato a capirsi. Tanto è vero che a un certo punto... Si sono pure messi a ballare. Sì, si sono messi a ballare perché mamma è molto solare, è molto espansiva, quindi ha attirato. Le ha attirate dentro, ballo, no, Koichiro, esattamente. È meraviglioso quello che ci sta raccontando Romina. A me viene in mente una certa dimestichezza con le persone, lo dicevo Antonio prima, che arrivano dal Giappone, perché nella nostra famiglia in parte c'è questa persona, questa ragazza che ha sposato una persona a noi molto vicina. E ricordo, questo per chiederti se la tua famiglia era un po' preoccupata, ricordo che a un certo punto questa persona a noi carissima scoppiò in lacrime perché, siccome noi parlavamo a voce alta, animatamente, a tavola, pensava che stessimo litigando. C'era un po' di preoccupazione nella famiglia giapponese. Ma mio padre è abbastanza tranquillo, invece mia madre è un po' come italiana, era predisposta. Esatto. Questo forse... Sì, si sono capite mia madre con la madre di Koichiro, perché sono solari tutte e due, sì. Senti, io torno appunto, qui ci sono due famiglie che hanno aiutato. Riccardo nella lettera ci dice che la famiglia ha accolto, per la verità, gli va riconosciuto, Amina a braccia aperte, sì. Però poi della sua famiglia non parla più.
nel corso della lettera. Scompare questa famiglia nel momento di massima difficoltà di Amina, permettimi di aggiungere. Sì, e questo è un po' la cosa che fa specie, perché in realtà il problema non è dire va bene, sono contento che tu sei arrivato, non è dire diventa uno dei nostri. Capito? Allora, è un po' diverso. Perché è molto diverso. È vero che Riccardo dice mi sono abituato a mangiare il suo cibo, ma il problema non è quello. Il problema non è mangiare il suo cibo. E lui dice ma non ha imparato l'italiano, ma mi viene da chiedere, lui ha imparato il kenyota. Adesso se non so che lingua parlino in Kenya, confesso, ma... Certo, che cosa hai fatto tu per avvicinarti? Esatto, cioè quali sono i tuoi passi verso di lei? Rispetto a quelli che stai chiedendo a lei. Chiarissimo, verso di quantomeno rivediteli questi passi. Riccardo, non vogliamo essere troppo severi, però comincia a pensarci. Romina, quando voi avete parlato, immagino che l'abbia fatto Romina, alla nostra redazione, mi hanno detto che le parole che hai più utilizzato per raccontare il vostro bel rapporto sono state pazienza e comprensione. Allora lo chiedo a tutte e due, comincio da lei. Quali sono le difficoltà legate ovviamente alla cultura di appartenenza? Per cui avete avuto bisogno di tutto il vostro, la vostra risorsa, il vostro bagaglio di pazienza e comprensione. E io direi, visto che siamo molto in generale caotici, loro sono molto precisi. Tanto non dimmi le tue quadrati. Rispetto a lui, le sue verso di noi le chiedo a lui. Quindi la precisione è troppo preciso, sì, veramente a livelli estremi. Faccio un esempio, perché io ho in mente il libro Il magico potere del riordino. Sull'ordine sì. Giapponese nelle case, già un po', però dacci un'idea. Ma ora questo, insomma, tutte le piccole cose. Precisissimo, sì. Nell'asciugare i piatti, per esempio. Cioè, se io quasi metto maniacale, poi ci. Sì, maniacale, perché questo se metto in un modo. Però se lui ha ragione, io comunque vado incontro, perché di nuovo incontro ha ragione, cioè se faccio ragione, come fa che lui bello. Sì. Vedo Antonio con la coda dell'occhio contento. Se faccio come fa poi lui Ciro, che cos'è che meno sopporti della nostra cultura italiana, come si manifesta in lei anche, dove proprio hai bisogno di attingere a tutta la pazienza di cui disponi? E prima cosa che il tempo, orario puntuale, zero puntualità, zero. Sì. Poi per esempio, ma in genere non è molto preciso, però di solito penso oggi che faccio, domani che facciamo, così eccetera. Per questo, per esempio, questa sera... Cioè lei improvvisa molto. Sì, non pensa. A che ora? A che ora? Cioè, oggi, cioè per esempio, domani andiamo da qualche parte. A che ora dobbiamo alzarti? Almeno. E lei cosa dice? Però... no, non pensa a niente. Non lo so. Stupendo. No, praticati, che bello, no? Perché ci stanno facendo respirare un po' dell'aria di casa. Pazienza e comprensione, ne serve un pizzico di più rispetto alle coppie tradizionali o non è detto? Serve sempre non la pazienza. Io immagino la moglie di Massimiliano Nicoli. Ho in mente molte coppie che hanno lo stesso problema. Però è vero che sicuramente un approccio culturale di questo tipo ti costringe a rivederti tanto. Costringe l'altro a ripensarsi anche sui metodi, per cui uno dovrà ammettere che forse, ecco, non avere un orario preciso è anche qualcosa che ti può, che si può consentire nella vita. Si può fare un po' di elasticità, diciamo. Sì. Ma Riccardo ci racconta che Amina è anche nostalgica di casa. Coiciro, sei mai stato nostalgico di casa tua? Hai pensato, ma che sono venuto a fare qua? Non solo per le buche, i tram che non passano mai, tutto il resto. No, comunque soprattutto a Tokyo molto comoda, funziona molto bene. Immagino. Adesso. Prima non pensavo così, però dopo dopo aver abitato in Italia, veramente mi sento questo... comodità. Ma quindi che cosa vorrebbe in Italia per stare proprio bene, bene, bene? La bella moglie l'ha trovata, un bel matrimonio, ma cosa ti piacerebbe, sono passata a lei, cioè, di avere qui? Una cosa sola, una Roma. Cosa? Difficile, ma sì, preciso. Una vuole cosa la precisione, sì. Mi sa che qui siamo lontani. Sì, difficile. I mezzi.
Romina, chissà, insomma, quando, come, se, dipenderà da tante cose in alto, dovranno decidere, quando avrete figli dovrete prendere delle decisioni a metà strada tra le due culture. Sì, per il momento pensiamo magari di andare a Tokyo, perché come ha detto lui è più comodo, però non lo so come andranno le cose. Vedremo strada facendo, il famoso momento per momento, giorno per giorno, che ci dice sempre il nostro Antonio Fatigati. L'ultima battuta ovviamente è per Riccardo, perché loro, insomma, lei non è escluso di assecondare anche questo bisogno di maggiore precisione, rigore, ordine del marito, forse andranno a Tokyo. A Riccardo che cosa diciamo? Non so se lui trasferirsi in Kenya la vedo dura. Se mi consenti una battuta, un'immagine, io a Riccardo direi, guarda che nuotare o fare un'immersione non è la stessa cosa. Bella questa metafora. E lui quindi che cosa... Provare a immergersi ogni tanto, senza pensare che siccome in qualche modo ha nuotato, il mare lo conosce. Bella, per siamo questo... di metafora in metafora, nulla è perduto. Nulla è perduto. Riccardo, nulla è perduto. Allora, continuate a scriverci, a segnalarvi le vostre fatiche, ma anche la gioia della vostra vita di coppia. Noi siamo qui per raccontarle. Grazie, grazie Antonio Fatigati, grazie Romina, grazie Koichiro. Vi verremo a trovare in Giappone. Ed ecco che entra, chissà se lo sposo perfetto, Massimiliano Niccoli. No, pensavo alla frase di Koichiro, non pensa a niente. Non sa quanto lo capisco, caro Fatigati, non pensa a niente. Fate voi. Adesso cambiamo argomento, andiamo in pubblicità e subito dopo scopriremo chi è la sfoglina d'Italia. Una storia tutta da raccontare, perché c'entra anche il terremoto in Emilia. Tra poco qui siamo noi, la conosceremo. Siamo noi, la definiscono la sfoglina più nota d'Italia. Io per la verità non sapevo nemmeno cosa volesse dire, ma quando l'ho scoperto, amici miei, beh, la mia vita è cambiata. Grazie a Rina Poletti di essere con noi. Grazie a voi. Cosa vuol dire sfoglina? Sfoglina dovrebbe rappresentare un mestiere colei che stende la sfoglia, quindi quella che si prepara prima creando un impasto e poi creando un lenzuolo giallo, quel tessuto che poi ricaviamo in Emilia Romagna, le tagliatelle, i tortellini, i ravioli. Però lei è pericolosa con quel mattarello in mano, la vedo un po'... Sì, in quella foto lì diciamo sono abbastanza minacciosa. Sì. La vedo aggressiva. Lei è ultima di 6 figli? Sì. Lei non nasce però sfoglina, no, perché ho letto che una volta diplomata trova lavoro come impiegata, giusto? Sì, esatto. Ma quel lavoro le andava d'uno stretto. Troppo. Mi stava troppo stretto perché ero relegata a un magazzino immenso che ci voleva una bicicletta, in mezzo a tonnellate di filo, cotone, lana, e quella era la mia strada. Come avrete capito dall'accento, ma lo ha detto anche lei quando ha parlato di tagliatelle, ravioli, tortellini, la nostra linea arriva dall'Emilia. E la svolta rispetto a questo lavoro da impiegata che le andava davvero stretto arriva d'estate, quando conosce una ragazza di Asiago. Sì, che succede? Esatto, uno scambio così di informazioni, era comunque residente nel mio comune. Tu cosa fai? E lei mi disse, io ho una pasta fresca. E lì mi si è accesa una lampadina, ho detto, oh, questa che viene dalla montagna, che sa fare solo fare la polenta, si è messa a fare le tagliatelle. Proprio così le ha detto? No, no, a lei no, sicuramente, era una riflessione mia interna, cioè una considerazione. E quindi ha cominciato a crescere in me questa idea, che all'inizio era soltanto un'idea. E resta un'idea per molti anni, però lei prima va nel suo negozio, nel negozio di questa ragazza, e lì dice, ma vuoi vedere, io le darò di mattarello a questa signora. Sì. E invece che è successo? Non mi ha mai insegnato a dare di mattarello, perché quando ho visto la mia velocità a chiudere i tortellini, che io le chiudevo all'età di 8-9 anni, giustamente le facevo un buon servizio, quindi mi teneva lì buono all'angolo. E ne ha fatti i tortellini? Sì, per parecchi mesi. Nel frattempo questa idea resta latente nel suo cervello, si sposa con Beppe, siamo nel 1971, e arriva anche la sua prima figlia, Alessandra. Però quel tarlo c'è. Sì.
Papà non era contentissimo. No, assolutamente no, perché io lasciavo, avrei pensato, insomma, di lasciare un posto certo per uno incerto, perché io non sapevo dare di Mattarello, assolutamente. Quindi poi, liquidata questa ragazza che mi sono resa conto che mi teneva lì in stand-by, ho detto con mia mamma, posso io, secondo te, fare questa cosa? E mia mamma ha detto, secondo me sì. Ecco, lei ha citato la mamma, perché mentre il papà era abbastanza contrario, ma non contrario, come si... Era timoroso. Era timoroso, era preoccupato del fatto che lei lasciasse un buon posto di lavoro. La mamma invece... No, vai, figlia mia. Mia mamma ha detto vai, anche perché in famiglia eravamo quasi tutti dei commercianti, tranne una sorella che era un insegnante, gli altri avevano un mestiere proprio, chi la parrucchiera, chi il fornaio, chi una pompa di benzina, quindi mia mamma aveva capito che io ero piuttosto stretta in questo ruolo a gestire questo magazzino. L'anno buono arriva nel 1979, esatto. Giusto? Che accade quell'anno? E accade che io dalla sera alla mattina decido che avevo già individuato un piccolo laboratorio, avrei voluto comunque fare questo passo. E niente, in un viaggio che facevo fra casa mia e Firenze, in una nottata ho deciso, neanche Beppe lo sapeva, lui capiva che io ero molto intensa dentro questo pensiero, ho detto io domani lo dico alla mia titolare, alla mattina ho detto dovrei parlarle, lei ha capito l'intensità della mia richiesta, ha detto possiamo farlo subito, io ho detto io non vengo più. E cosa fai? Ha detto faccio un laboratorio di pasta fresca. E mi ha chiesto se ero impazzita, ma io ho detto una vera missione. Che fosse impazzita non lo pensava per la verità soltanto la titolare, no? Sì, molti che in famiglia. Lo pensavano in molti. Sì. Quando ha aperto questo laboratorio ritenevano che durasse... Sì, facevano il totosfoglia, sì, perché la provincia era piccola, quindi facevamo i lavoretti a Serranda Abbassata e chi 6 mesi, chi 1 anno di vita, e facevano il totosfoglia. E invece la mia bottega ha resistito. Per quanti anni ha fatto 31 sfoglia? Anni. 31 anni, avevano sbagliato, diciamo sì, la verità. Sbagliato. 31 anni. Chi furono le prime clienti lì? Le vecchiette, perché il mio laboratorio era piccolo ma non c'erano tende, quindi io con il mio mattarello e i miei taglieri, tutto a vista, quindi ho cominciato a smattarellare, loro doloranti entravano e cominciavano ad acquistare. Poi alla fine hanno capito che c'era qualità, c'era la tradizione e le mie prime clienti sono proprio state le persone anziane che non ce la facevano più a farla da là. Ecco, perché c'è questo aspetto nella cultura emiliana, che comprare... i tortellini o le tagliatelle fatte fuori casa era quasi un no. Sì, a quel tempo lì sicuramente, parliamo di 40 anni oramai, era quasi, non dico una vergogna, ma sicuramente erano addittate le donne che venivano a acquistare la pasta fresca alla bottega. Non che fossero considerate chissà cosa, però sicuramente gli mancava un ruolo che era comunque quello della casa, che avrebbero dovuto farle in casa, un po' il concetto. Ecco, questo concetto viene superato, arrivano le prime clienti e poi il laboratorio va molto molto bene. A un certo punto in laboratorio arriva anche mamma a darle una mano. Mia mamma è arrivata a un certo momento quando ho potuto, perché doveva accudire un sacco di nipoti, quindi quando ho potuto mi ha accompagnato per mano in questo lavoro, che io ero comunque già partita abbastanza bene per conto mio, ma il conforto della mamma che... mi ha aiutato. Lei dice quando ha potuto, però la mamma lo ha fatto fino a 88 anni. Sì, mia mamma l'ha fatto fino a 88 anni, è entrata dopo perché aveva già l'incombenza di tirare su dei nipoti e quindi appena sono cresciuti un po' è venuta proprio fisicamente, anzi apriva la bottega lei. Addirittura? Sì, mattino lei apriva il negozio, dopo che Beppe era andato a impastare alle 5, 5 e mezzo, 100-120 uova di sfoglia tutte le mattine, mia mamma alle 8 arrivava per prima, io seguivo e poi dopo insieme cominciavamo a stendere. Mi faccia capire, lei mandava il marito alle 5 e poi arrivava lei alle 8 e mezza. Sì, perché l'impasto della sfoglia... Facciamo un applauso a Beppe. Ve lo faccio pure io, Beppe. Un eroe. Mamma Ada manca... Eccolo lì, guarda che bella foto. Mamma Ada viene a mancare a 97 anni. Sì. Lei qualche anno prima però prese carta e penna e scrisse al presidente Ciampi. Cosa scrisse? Scrivevo che io avevo una mamma speciale, che mi doveva perdonare perché tutte le mamme sono speciali, però la mia che aveva cominciato a 9 anni a lavorare ancora si accudiva e mi aiutava in questo laboratorio. Quindi ho detto, dovesse darle un riconoscimento perché... E il presidente? Me l'ha mandato.
Cioè? Questo, un cavalierato. Diventa cavaliere. Sì. Man mano diventa cavaliere del lavoro. Quando ha letto questo riconoscimento, che ha detto la mamma? Ma... insomma così, ma che cos'è sta roba qua, cioè, ma lo sapeva, era molto orgogliosa, faceva finta. Però non voleva delle celebrazioni, mia mamma voleva tutto ma non delle celebrazioni, era e contenta, lei era felicissima, però non aveva bisogno, insomma era qualcosa che aveva più, diciamo, appagato me piuttosto che lei. Per lei era normale sacrificarsi per tutto e per tutti, per lei era una condizione normale. Le manca la mamma in laboratorio? Moltissimo, moltissimo. Ma qualche segreto glielo ha svelato? No? Mia mamma mi ha insegnato il segreto di avere tanta pazienza e di non avere fretta per avere dei risultati e di insistere, battere. Quando i nostri telespettatori sui social hanno saputo della sua presenza, ci hanno subito chiesto qualche trucco. Per sì. Come si fa la pasta sfoglia? Beh, c'è un trucco? Il trucco è quello innanzitutto... Speriamo che Gabriella senta, perché purtroppo lei è un disastro in cucina. Il trucco è quello comunque di usare delle materie buone, questo lo sappiamo, quello che ci mettiamo troviamo, è ovvio, no? E magari se uno si fa consigliare trova tutto quello che c'è oggi al mercato e lo trova comodamente. Ci vuole una serie di piccoli passaggi che vanno dall'impasto, il riposo, la stesa, e fare la sfoglia è come fare un balletto, è una tecnica, sono dei passi. Se li segui li fai in armonia e se li segui per bene la sfoglia viene perfetta. Se sbagli qualche passo hai ballato lo stesso e la sfoglia viene lo stesso. Guarda che meraviglia, le mani sono importanti. Sì, no? Le mani sono importanti e determinano anche il lavoro più o meno buono. Le mani calde, un po' di resistenza, un po' di fisica. Ma usi tortellini come anelli, ho visto. Allora, quello è un rito che io faccio alle mie ragazze, soprattutto alle più giovani. Perché gli ricordo che, insomma, mettere un tortellino al dito è come dargli un segno di fiducia, perché un tempo poi era così. Un tempo era una misura, se tu sapevi fare la sfoglia era la moglie perfetta. Quindi, che bei tempi. Bellissimi. È un valore aggiunto anche oggi. Anche oggi, se tu sai fare la sfoglia, hai un valore aggiunto. Lei lo insegna oggi all'università, lo racconteremo tra poco. Però prima... voglio arrivare a quell'anno terribile, perché di Mattarello in Mattarello la sua vita procede alla grande, diciamo, certo, la verità. Certo. Però nel maggio del 2012 un terremoto violento colpisce l'Emilia Romagna e la sua vita viene sconvolta di fatto, no? Sì. Almeno nelle prime ore. Sì, le prime ore sono state drammatiche e poi comunque tutto il periodo è stato, come insomma si immagina, abbastanza doloroso. Il terremoto dell'Emilia ha fatto, secondo alcuni, pochi morti e purtroppo fra due giorni abbiamo anche l'anniversario, che sono 6 anni dal terremoto dell'Emilia. Però è stato devastante come tutti i terremoti. Quindi... Lei nelle prime ore, parlo di ore terribili, perché sì, lei teme per sua figlia Alessandra, sì, no? Temo per lei perché ha seguito questo il 20, al 29 ne ha seguito un'altra molto forte e in Emilia Romagna, come tanti, avevamo già ripreso il lavoro e lei pure. Quindi la sua azienda completamente è andata distrutta. Credo che parliamo veramente di grandi miracoli, non solo per quell'ambiente dove stava lei, ma per tutto l'indotto di quella zona dove ha colpito in quel momento lì. È andata completamente distrutta tutta la città. Però, come avrete capito, la signora Rina è un caterpillar, possiamo dire così, no? È una donna determinata. E dopo quelle prime incertezze... scatta in lei qualcosa? Sì, mi succede che non si dà mai troppo ascolto a certe realtà o a certi bisogni fino a quando non ci sei dentro. E io, in virtù di questo fatto, ho scoperto che mi stava nascendo un po' una coscienza civile che fino a quel momento lì, lo ammetto, non mi era appartenuta. Quindi ho pensato, come hanno pensato tanti d'altronde, di fare qualcosa per venire un po' in soccorso, quello che poteva essere un aiuto immediato, anche piccole cose, perché insomma facciamo quello che riusciamo a fare. Piccole cose, però nasce un'associazione, sì. Missione Mattarello, sì. Di che parliamo? Parliamo che praticamente... Guardate che bel logo, innanzitutto. Sì, perché questo 4.03 determina l'ora della scossa del terremoto. Quindi insieme a alcuni amici collaboratori abbiamo pensato che potevamo creare qualcosa, ma creandolo con le nostre braccia, quello che sapevamo fare. Quindi ci siamo inventati la tagliatella solidale. Che cos'è? È una tagliatella che noi elaboriamo nelle piazze, nelle feste, nei rioni, nei quartieri. È
cerchiamo di, attraverso l'azione di Mattarello, recuperare qualche piccolo fondo che lo diamo a sfondo sociale. Mi faccio qualche esempio. Allora, i primi 3 anni li abbiamo dati alle scuole, perché grazie a Dio le scuole sono state tutte ricostruite, ma sappiamo benissimo come siamo messi, contenitori vuoti, privi anche di qualsiasi cosa, arredi, computer, e ora abbiamo abbracciato invece dei progetti solidali che sono legati alla necessità di cibarsi, quindi alle cucine popolari. Mi pare di capire che la tagliatella solidale sia più buona di quella normale, no? In sì, qualche modo. Sì, perché ha questo valore aggiunto che proprio accomuna un sentimento che, lo ripeto, dovremmo cercare di avere un attimino tutti, ma prima di averne bisogno, anche a livello morale, perché possiamo fare tutti nel nostro piccolo qualcosa, non importa quanto diamo, ma quanto andiamo a comunicare. Ora la signora Rina è in pensione, però mica sta con le mani in mano. No. Innanzitutto insegna. Insegno. Come sono questi allievi? Ci sono maschi? Tanti maschi. Anche maschi? Ne abbiamo uno alle spalle che è rappresentante di dei maschi, dei maschi, dei maschi, dei maschi. Possono fare bene le tagliatelle? Sì, 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 poi si mettono anche in competizione. Ora, se non stiamo attenti, va a finire che diventano loro gli sfoglini. Secondo lei anche io posso? Sicuramente sì, lei abbraccia forte e ce la può fare. Ce la posso fare. Speriamo, io non ne sono certissimo, però come dire, ci posso almeno provare. Insegna, si insegna ed è importante perché la tradizione deve continuare, sì. Però è impegnata anche in un progetto molto molto interessante, sì. L'Accademia della Sfoglia Itinerante. Esatto, sì, esatto, perché proprio l'associazione ci ha dato modo di capire che c'è voglia e bisogno di imparare quest'arte. Non soltanto dall'Emilia Romagna, anzi fuori dalla nostra regione, perché la sfoglia è qualcosa che incanta, è qualcosa che piace, è qualcosa che il Lazio, il Veneto, la Puglia, la Sicilia vuole imparare. Quindi l'associazione ci ha dato modo di capire che c'è esigenza di imparare quest'arte del quindi mattarello. Quindi voi andate in giro a insegnarla. Esatto, carichiamo la macchina di taglieri e mattarelli e quindi noi là dove ci chiamano andiamo e creiamo a nostra volta delle piccole accademie dove formiamo il personale che quando è pronto viaggia per conto suo. Chi sono i più bravi? Diciamo che le province che sono un po' vicine alle nostre zone giocano in casa, giocano in non casa, vale. Giocano in casa, però abbiamo delle sorprese incredibili. Io l'ottobre scorso sono andata in America, sono arrivata persino in Virginia a insegnare a una signora che nella vita fa l'anestesista e a sua volta sta insegnando alle Hawaii. No. Le dico, le posso confermare e portarle e tutte. E fa tagliatelle buone. E fa tagliatelle buone perché lei è venuta a imparare in Emilia. E quest'anno lei mi ha detto, tu devi tornare, io sono andata l'ottobre scorso, sono arrivata sino in Virginia, lei ha fatto un laboratorio, io ho insegnato a lei e ad altre persone e adesso lei è capace di andare per conto suo. Ma avete capito un po'? L'arte emiliana ovunque. Cerchiamo. Noi concludiamo queste interviste, signora Rina, riprendendo le parole di Papa Francesco, sì. No, permesso, scusa, grazie, e chiediamo in particolare ai nostri ospiti a chi oggi, dopo una vita, nel suo caso da sfoglina, si sente di dire grazie e a chi di chiedere scusa. Allora, il grazie io lo devo a tante persone, alla mia famiglia per primo, a mia madre. E a Beppe, non ci dimentichiamo Beppe, sì. Io ci tengo. Beppe comunque mi ha sposato, quindi diciamo che anche a lui gli è toccata la sua parte di marito e di babbo e tutto. Beh, alle 5 del mattino. No, è stata una scelta considerata. Grazie a tutti i ragazzi che mi hanno aiutato nell'associazione in passato e quelli che ci aiuteranno ancora. Per chiedere scusa. Scusa è una parola grossa, io so fare chiedere scusa quando faccio qualcosa che non devo. Ecco, ho un rammarico che mi è venuto a mancare una mamma, una seconda mamma che era mia sorella maggiore, che mi ha aiutato tanto anche lei, e nella fase poi durante la sua malattia io non è che non l'ho accudita, ma potevo forse darle qualcosina in più, parlo in senso di vicinanza, di andarla a trovare un po' più spesso e di dirle che le volevo il bene che lei sempre mi ha dichiarato. Da lassù ci sentirà senz'altro, su questo non c'è dubbio.
Grazie, grazie alla nostra Rina Poletti, grazie per averci insegnato, no, l'importanza di una tradizione. Grazie davvero. Grazie, mille, grazie, grazie, grazie signora Rina, molto interessante. Lei non ci riuscirà a insegnare. Beh, alla io Gabriella. Però mia nonna era di Imola, quindi diciamo allora, un po' le nonostante basi ci sono. Questo se la signora è andata alle Hawaii a insegnare la sua sì, amica, sì. Ce la faranno diciamo. Forse anche con me. Che forse. Respiriamo la stessa forse. Aria. Grazie, grazie comunque Rina di quello grazie. Che ci ha raccontato e a breve qui riprendiamo il nostro viaggio nella devozione mariana. Oggi parleremo della Beata Vergine Maria di Lourdes. A tra poco. Bentornati a Siamo Noi in questo nostro spazio che precede la recita della Coroncina dedicato nel mese di maggio alla devozione mariana e oggi approfondiremo il culto della Beata Vergine Maria di Lourdes. Lo facciamo con padre Mario Biffi degli Oblati di Maria Immacolata che non avrebbe avuto bisogno di essere presentata perché penso ho presentato che quasi tutti voi l'avrete riconosciuto, è stato davvero il primo sacerdote che ha recitato il rosario in diretta dalla grotta di Lourdes per TV 2000. Bentornato, un piacere padre grazie, Mario averla qui. Piacere mio. E ben arrivato Bruno Cordò, devoto alla Beata Vergine Maria di Lourdes, arriva da Eboli e dunque siamo in provincia di Salerno. Padre Mario, facciamo rapidamente un tuffo nel passato, come mai è toccata a lei essere, lo ha fatto a lungo per tanti anni, il primo sacerdote a recitare il rosario in diretta per TV 2000? Chi può spiegare i misteri della vita? Se lo ricorda bene, se lo ricorda lo questa esperienza. Lo ricordo molto bene, quello senz'altro. Ecco, io appunto mi ritrovai dopo 30 anni di missioni all'estero, mi ritrovai a operare, a lavorare nel santuario di Lourdes a partire dal 2003. E quindi ecco, ebbi questa grazia enorme. Ecco, di scoprire in primo luogo Lourdes e poi dopo di dedicarmi anche all'attività del coordinamento dei pellegrinaggi ecco. Di lingua italiana e nel poi, santuario. Quindi roba per pellegrinaggi, insomma, e tante altre associazioni, ma e poi questa esperienza che ha reso vicinissime e accessibile Lourdes anche per chi non poteva fisicamente, non può fisicamente andarci perché quella diretta è sì. Fondamentale. Io però voglio portarla subito perché il pubblico non vede l'ora di riascoltare questa storia. La riporto alla storia delle apparizioni mariane. Tutto cominciò l'11 febbraio del 1858. Che cosa accadde quel giorno e chi è Bernadette Soubirous? Dunque, in realtà non successe nulla di straordinario, ma al contrario, ecco, ancora una volta troviamo ecco, che tra le righe, come si dice, della storia c'è anche un qualcuno che scrive il suo percorso, ossia quella mattina dell'11 febbraio 1858 Bernardetta, la sorella e una vicina di casa, tutte e tre ragazzine, tutte e tre bambine, ecco, constatano che in casa non c'è legna e allora vanno alla ricerca di legna per accendere il fuoco che serviva appunto sia come la possibilità di illuminare la stanza, di riscaldare quella stanza, ecco, e di avere un po' di calore, dato che loro in quel momento stavano vivendo in una stanzetta di 4 metri per 4, famiglia poverissima, cascio. In condizioni di estremo disagio, un ambiente umido dove esatto. Un tempo c'erano i detenuti. Che cosa accade quando arrivano nelle vicinanze di un torrente, di un esattamente. Fiume? Esattamente, ecco, arrivano le tre bimbe, arrivano fino alla grotta di Massabiel, che vuol dire roccia vecchia, ecco, e si mettono alla ricerca appunto di pezzi di legno, dato che nei paraggi di quella grotta ecco, è facile che l'acqua del Gav porti dei pezzi di legno e che poi dopo con
varie possibilità, ecco, anche dei pezzi di legno vengono spinti fin dentro quella grotta. Ecco, e mentre le due la sorella di Bernardetta e l'amica si spingono oltre il canale, però non entrano nella grotta, Bernardetta nel frattempo sta togliendosi le calze per poter attraversare quel canale che è antistante la grotta. Ecco, che cosa accade? Veniamo all'apparizione, sarebbe bello raccontarla con tanta dovizia di particolari, già, perché veramente ce la sta facendo rivivere quella giornata. Purtroppo giustamente un po', ecco, Bernardetta in quel momento, ripeto, sta togliendosi le calze, ma sente dei rumori come di colpo di vento, no? Ecco, si gira attorno, guarda gli alberi, ma non c'è né ramo né foglia che si muova, però lei il colpo lo ha sentito, il colpo di vento. Alla terza volta ecco che il suo sguardo si alza verso la grotta e nell'alto della grotta c'è una nicchia naturale, ecco, e in quella nicchia della grotta, ecco, lei vede una immensa luce, ecco, con una figura nel centro di quella luce che la sta guardando. Quindi la prima apparizione praticamente si può dire è fondamentale proprio perché c'è questo incontro tra la luce e lo sguardo innocente di Bernardetta. Di apparizioni ce ne saranno ben 18. Le apparizioni di Lourdes vennero ufficialmente riconosciute nel 1862, poco dopo venne eretta una chiesa, così come era stato chiesto dalla Vergine, e dunque Lourdes diventò meta di pellegrinaggio. Signor Bruno, lei porta qui la sua esperienza personale. Qual è stata la sua prima visita a Lourdes? Può sembrare una dioincidenza anche questa, perché io a Lourdes sono andato il 18 maggio, che è oggi, di 4 anni fa, penso, del 2014, perché mia moglie aveva fatto una promessa e decise, oggi andiamo a Lourdes. Ecco, e sua moglie aveva fatto una promessa, perché che cosa era accaduto parecchio tempo prima? Praticamente si parte da un presupposto che io da ragazzino sono stato sempre un buon ragazzo, così tranquillo, però poi la vita andando avanti ti fa a pezzi perché ti scontri con tante problematiche eccetera e ti devi difendere. Allora è uscita fuori un po' di cattiveria quando vieni aggredito e rispondi, e il mio dogma era maturato così: la vendetta è un piatto che va servito freddo. Io non perdonavo neanche mio padre quando sbagliavo. Però io non facevo del male a nessuno. Quindi lei la reazione era questa, in effetti. Ecco, una persona, diciamo, molto rancorosa, ecco, ci sta dicendo. In effetti poi un giorno mia suocera mi invita ad andare a Lourdes con lei. Si sa che ai suoi tempi degli anni 70, così eccetera, c'era la problematica suocere, nuore, sì, generi, cose, sì, eccetera eccetera, no? Qualche piccolezza, qualche cosa. A quel punto lì scatta il meccanismo. No, mi dispiace, io a Lourdes con te non ci vengo. Suocera, tra l'altro, che era inferma, era su una sedia a rotelle. Sì, dovevo po' aiutarla a camminare, così io... Lei rifiutò. Signor Bruno, però io vorrei riportarla al voto di sua moglie, che sicuramente attinge al fatto che lei era così, aveva queste durezze, ma anche a delle circostanze legate alla sua salute. Lei ha avuto un trapianto, sì, con delle complicazioni. Ecco, siccome sono stato trapiantato di fegato, sì, dietro una lunga malattia, così, no? A un certo punto, fatto il trapianto, il terzo giorno io sono già in stanza che cammino, tutto una persona occasionalmente viene vicino e fa: questo sondino è spostato, non dico chi è perché è meglio non parlare, questo sondino è spostato, lo tira via e tutto ciò che dovrebbe drenare praticamente sale lentamente e riempie i polmoni. Riempie i polmoni, l'ossigeno diminuisce lentamente. E dopo circa 2 ore, con tutta l'Università di Milano intorno che cercava di riprendermi,
mi mettono a testa in giù su un piano inclinato per drenare meccanicamente proprio il liquido, l'ultima prova, a un certo punto si spegne tutto, un flash, vedo un cielo stellato. Quindi lei se ne stava praticamente andando. Eh sì. E ha queste immagini, questa sorta di sogni, vede delle immagini. A questo punto però, diciamo, io mi assento e comincio ad avere delle immagini, a vedere. Le immagini, la prima che si presenta, sono i popoli che tutte le notti si combattono, massacri di gente, cose, eccetera. La mattina arriva una regina, bellissima, come arrivano i primi luci, i primi raggi della luce, sorge l'aurora, tutti affascinati dalla sua bellezza, e pace, e tutti festeggiano. Questo era la prima parte del sogno, diciamo. Ecco, e lei a un certo punto da questa visione si è risvegliato, sono no, tante... ancora ci sono altre visioni, ecco, così tante, che vorrei stringere tante visione, un momento. Per, tante, ecco, sì. Arriva un certo giorno, perché questo è il collegamento con Lourdes, poi io non conoscevo Lourdes. Certo, insomma, certo. Arriva una mattina invece della regina, si presenta una persona che non si vede, ma che nell'aria stessa rende pace per tutti, e tutti non si muovono più. Era uno che tutto poteva, e allora tutti insieme, in un salone enorme, grandissimo, sfilavano tutti i popoli e tutte le nazioni con le loro bandiere e rendevano lodi e onore e gloria al re sul suo trono. Questo è la prima parte dei sogni che io ho avuto. Che si sono ripetute, lei si è portato dietro tutto questo e scatta quella conversione che probabilmente già era nel suo cuore. Per questo discorso della conversione poi succede questo. Sì. A queste visioni se ne sovrappone un'altra, finite queste. Ogni notte sullo sfondo della terapia intensiva si vedeva un cielo azzurro, una salita e una discesa. C'era sulla sinistra Gesù che trascinava la croce e saliva. Dietro a lui veniva un agnello bianco che trainava un carrettino bianco, orgoglioso di aver servito il Padre. Nel carrettino portava i peccati del mondo che il Calvario, che grondava di sangue, lavava. Sulla cima c'era il Padre che lo aspettava. Ci ha dato un'immagine di quello che è l'inizio di un cammino. Io vorrei chiederle, Padre Mario, tante sono le persone che vanno a Lourdes, tante. Sono persone malate fisicamente, forse anche più spesso malate spiritualmente, tante sono le conversioni, qui stiamo raccontando appunto una storia di conversione, ma quanti sono i miracoli riconosciuti? Dunque, ufficialmente... Così ci racconta anche il primo miracolo. Ufficialmente, ecco, i miracoli riconosciuti sono 70, ecco... L'ultimo è, diciamo così, di pochi mesi fa, esattamente, ma sappiamo bene che presso il Bureau Medical, lì del santuario, c'è un archivio con ben oltre 7.000 casi. 7.000? Molto oltre 7.000, ecco, fascicoli proprio in studio, affinché il Bureau Medical possa rivedere un poco tutto il curriculum delle malattie delle persone che hanno dichiarato la loro guarigione, ecco, in modo che il bureau possa constatare che davvero questo sa di straordinario. Però, come giustamente procede la Chiesa nel mondo intero, ecco, la Chiesa, prima di dichiarare una guarigione improvvisa e continua, continuativa, permanente, prima di dichiarare che si tratti di un miracolo, lascia che la scienza medica si esprima proprio per constatare che davvero di mezzo c'è la mano del Signore o la mano della Madonna. Senta, Bruno è andato finalmente a Lourdes, ce l'ha raccontato,
Lei ha fatto un bagno nelle piscine. Si ricorda quel primo bagno? Perché poi vorrei chiedere a Padre Mario qualcosa sull'acqua di Lourdes. Era un pomeriggio molto freddo. Non andava nessuno a fare il bagno. Allora io ne ho approfittato e sono andato. C'erano 6 o 8 inservienti che non facevano niente perché non avevano. Allora io ne ho approfittato e sono andato dentro. Loro subito mi hanno fatto spogliare, mi hanno messo un lenzuolo molto freddo intorno, bagnato, mi portano davanti alla vasca e mi dicono: parla con la Madonna, esprimi i tuoi pensieri, ma non parlare, dilli solo mentalmente perché noi non vogliamo sentire. Io invece a quel punto lì taglio corto e comincio a parlare con la Madonna decisamente. E le dico: ho capito il tuo disegno finalmente. Siamo venuti a Lourdes quando dicevo io da solo con mia moglie. Ci hai portati qui, mi hai resuscitato dei morti, mi hai fatto fare una conversione al perdono. E io parlavo proprio decisamente. Allora tutti quanti sono arrivati intorno per sentire. A un certo punto uno dei francesi si è messo a piangere. C'era un signore che era di Serra San Bruno, di italiano, e cominciava a spiegare. Alla fine poi sono uscito dall'acqua e tutti intorno volevano sapere tutto il discorso così come era nato. A un certo punto si sono presi tutti per mano, mi hanno messo in mezzo e tutti quanti ci siamo messi a pregare. Ecco, perché questo è anche Lourdes, a proposito di preghiera, no? Giovanni Paolo II è stato il primo Papa che si è recato a Lourdes, l'ho fatto in 2 distinte occasioni, se non sbaglio nell'83 e nel 2004, vorrei che, vedere anche le immagini di quella visita. Durante la seconda disse delle parole a proposito proprio della preghiera, le cito testualmente perché lei le ricorderà, sono indelebili. Qui la Vergine invitò Bernadette a recitare il rosario, sgranando lei stessa la corona. È stato il primo incontro, proprio questa grotta è diventata così la cattedra di una singolare scuola di preghiera in cui Maria insegna a tutti a contemplare con ardente amore il volto di Cristo. E presso la grotta, questa è la caratteristica proprio di Lourdes, Padre Mario, si prega incessantemente. Incessantemente, esattamente fin dalle prime ore del mattino e di solito fino alla mezzanotte passata. Ecco, ci sono celebrazioni, ci sono preghiere in comune, preghiere private, c'è il passaggio famoso anche sotto la grotta dei pellegrini. Ecco, cosa la colpisce di quelle preghiere? Perché molte persone chiedono guarigione non per sé ma per altri. Esatto, perché indubbiamente per noi la preghiera, proprio questo rivolgerci alla intercessione di Maria perché faccia presente, ecco, i nostri bisogni umani, ecco, che possono essere indubbiamente, come già abbiamo accennato, possono essere sia per ragioni umane, fisiche, per problemi, possono essere per ragioni anche di difficoltà di convivenze, di rapporti umani, eccetera, ma possono essere benissimo anche intercessioni per la pace, per esempio, ecco, per l'unità, ecco, per questo senso di umanità, di rapporto umano tra un essere e un altro essere. Questo è molto bello quello che ci evidenzia, perché ci riporta anche a quella visione di popoli che si abbracciano, quel senso di unità che esprime quella preghiera lì. Bruno ci raccontava quell'esperienza, la sua prima immersione nelle acque di Lourdes, ma l'acqua che cosa simboleggia? Beh, indubbiamente. Che cosa rappresenta più che simboleggia l'acqua di Lourdes? Evidentemente, prima di tutto, ecco, in concreto, l'acqua delle piscine, ecco, sappiamo che proviene dalla grotta direttamente, cioè, ecco, quando appunto la Madonna, ecco, chiese a Bernardetta di scavare in un angolo della grotta, e lì Bernardetta, ecco, cominciò a scavare e pian pianino, ecco, che sgorga l'acqua, no? E lei la beve. Per il fatto appunto che la Madonna chiede a Bernardetta, ecco, di scavare, che significa
scavate nelle vostre coscienze. Ah, è importante questo. No? Ecco, bevete, no? E lavatevi. Quindi l'acqua, oltre che purificazione, no? Significa giustamente anche conversione. E l'acqua appunto delle piscine richiama proprio questo invito continuo alla conversione, alla conversione. È stato chiarissimo. Io vorrei concludere ricordando, abbiamo detto 18 apparizioni, se non sbaglio nel 25 marzo, quella in cui la Madonna si rivolse a Bernadette svelandole chi era, dicendo: esatto, io sono l'Immacolata Concezione. Esatto, esattamente, ecco. In realtà, ecco, l'apparizione del 25 di marzo è fondamentale, non solamente per il fatto che, ecco, la Madonna dice il suo nome, che in realtà non dice un nome, ma descrive se stessa. Ecco. Ossia, ecco, la Madonna dice: io sono l'Immacolata Concezione, proprio per indicarci, ecco, che tutti i battezzati sono resi immacolati. Ecco, se capissimo quindi il valore del significato, ecco, del battesimo, ci renderemmo conto in quale condizione spirituale e quindi anche umana ci troviamo, Dio ci offre. E in quale condizione di amore illimitato, esatto, ci troviamo. Io ringrazio tantissimo Padre Mario Biffi, ringrazio Bruno Cordò che sono stati con noi, grazie anche perché ci hanno portato un quadro bellissimo che arriva da Lourdes, a cui il nostro Bruno è davvero tanto legato. Subito dopo la recita della Coroncina alla Divina Misericordia tornate in studio, perché domani alle 12, ore 13 italiane, a Londra si sposeranno il principino rosso Harry con l'attrice e modella americana Meghan Markle in quello che si preannuncia il matrimonio dell'anno, e noi qui a Siamo Noi ne parleremo con tanti ospiti. Gabriella cara, io ho un dubbio che mi tormenta da giorni, non ci ho dormito nemmeno questa notte, perché penso a quale colore possa indossare domani, scegliere per il suo cappello la regina in occasione del matrimonio di suo nipote. Io lo so che ti interrogo. Allora, pensavo che sapessi il colore. No, so che, poi ce lo diranno i nostri ospiti, che la regina Elisabetta negli ultimi tempi si è parecchio liberata, sotto diversi profili. Quindi chissà, può accadere di tutto. Chissà che colore sceglierà. Beh, lo hanno evidentemente definito il matrimonio dell'anno. Domani alle 12, ore 13 italiane, nel castello di Windsor, nella St. George Chapel, nella cappella dedicata a San Giorgio, finalmente il principe che tutti amiamo, per cui tutti abbiamo molta simpatia, il rosso Harry, beh, andrà sposo alla bella, altrettanto bella, modella, attrice Meghan Markle. E di certo ne parleranno i quotidiani e i telegiornali di tutto il mondo, su questo non c'è dubbio. Ne parliamo noi. E la curiosità è legittima. Ne parliamo noi con i nostri ospiti che vi presento. Bentornata Paola Saluzzi. Ma devo fare così con la manina? Giornalista e conduttrice di Blu. Grazie. Come Harry. Grazie. Fabbrica dei rossi. È vero. Alla riscossa. Ecco perché sempre. Ti fiamo per Harry. Perfetto. Esatto. Grazie al collega Luciano Regolo, il direttore di Famiglia Cristiana, esperto di cose reali, no? Così dicono. Ma è assolutamente corrispondente alla reale. Grazie Luciano di essere con noi. E grazie ad Anna Onali, che oggi rappresenta tutti i lettori e le lettrici, a cui toccherà piacevolmente scorrere le pagine dei giornali. Lei non apprezza molto quello che... No, cosa? Non apprezza questo... Cioè, ho un interesse limitato, ecco. Una volta che ho capito la notizia... La cosa finisce lì per me.
Non ho molta ansia di sapere. Bella, la definizione, abbiamo già il titolo. Non interessa, noi ce l'abbiamo. Interesse limitato. Interesse piace moltissimo. Credo che sia l'unico al mondo. Chi invece ha un interesse bello, bello possente, vorrei dire, è Marina Minelli, collega giornalista, esperta anche lei di case e cose reali, autrice del blog Altezza Reale. E bentornata anche alla mitica, oggi in veste di insolita commentatrice bella, di tutta la vicenda, bella, Sonia Zu, ristoratrice a Roma. Ti abbiamo voluto qui per tante ragioni, tra cui insomma, anche il fatto che domani si celebra anche il banchetto dell'anno e tu sei esperta di banchetti e tra poco ci dirai che cosa Io pensi. Io partirei proprio da lì, perché ho letto che hanno speso 30.000 euro, dico 30.000 euro per le salsiccette. E mi sono chiesto, ma la nostra Sonia, con 30.000 euro, che avrebbe preparato? 30.000 euro è una cifra, da me se anche 30 euro una persona si mangia bene, che come si fa da paura, però chi può spendere come loro, la famiglia può spendere, non è una persona normale. Uno normale ci pensa, io fino al mese non arrivo, come pensa questo 30.000 euro? Sì. Tutta la vita non riesco, no? Ma non ti arrabbiare, non è... Guarda, qui è tutta passione, prima di continuare con... È stato bellissimo il ping pong, bellissimo. Sì, no, prima di continuare e di coinvolgere gli altri nostri ospiti, insomma, indagheremo anche su queste speciali salsiccette reali. Vi facciamo sentire che cosa pensano i romani del matrimonio dell'anno, perché si sono confidati alla nostra Lucia Pecorario. Sì, io seguirò il matrimonio reale sabato, non vedo l'ora. Le ho visti tutti. La seguirò per curiosità, se no di che cosa parlo poi con le amiche? Comunque si sposa anche una ragazza diversa rispetto alla routine della regina. Mi piace vedere come sono vestiti gli invitati, come il vestito della sposa e naturalmente come si svolge la cerimonia. La curiosità è tanta, sicuramente sbirceremo l'abito di Meghan. È una donna troppo fortunata, ha avuto un suo passato e sposa un principe, beata lei. Proprio quando sei bambino che sogni il principe azzurro, ti sembra di vedere che allora è vero, esistono. Beh, anche quello di Diana è stato bellissimo, sono sogni, per noi sono sogni soltanto. Mi ricordo che mia madre me lo raccontava, del vestito da sposa di Elisabetta d'Inghilterra, pieno di diamanti e di perle. Il personaggio preferito sicuramente è Harry, meno formale, un po' più bizzarro rispetto al fratello più rigoroso. William è simpatico, caruccio, mi sembra molto sincero, genuino. Diana, penso che sia l'unica che mi è rimasta nel cuore. Il principe e la principessa con i loro tre bambini sono meravigliosi. Sarà la generazione successiva che va bene a stare al trono. È una monarchia più moderna che rispettano i tempi di oggi, il terzo millennio. Il mio personaggio preferito è il primo figlio di Lady Diana. Lo vedo un ragazzo serio, posato e un domani sarà in grado di prendere il posto della nonna. Mi piace la regina perché sopporta tante cose. È una persona che si è presa le sue responsabilità e di una certa autorevolezza. Mi piace un po' tutto di quella donna, una donna eccezionale secondo me. Ho l'impressione che domani Meghan, cara Paola, si sentirà un po' osservata, che dici? Ma parzialmente, ma, se non completamente osservata, osservatissima. Chissà se ci saranno anche quelli che leggono il labiale. No, per, figurati. No, per capire che cosa verrà detto. Di sicuro è una storia bella, intenerisce, di questo secondo genito che magari anche un po' scapestrato, non so, la prima immagine che mi venga in mente, ma non per pensare a cose necessariamente tristi, li ripensi i ragazzini quando seguivano
davanti al mondo, il feretro della mamma, a ciglio rigorosamente asciutto. Questi due fratelli che si vogliono molto bene, lui è simpatico, è adorato. Io ho messo l'hashtag, mi sono permessa, amore de nonna, perché nonna secondo me è questo, no? Cioè la regina Elisabetta gli sta permettendo tutto. Tutto quello tutto, che i suoi ma figli tutto, non hanno tutto, potuto tutto, avere. Sei nipote, adorato, ma si più divertono. Che William. Io penso di sì, perché c'è quell'immagine dove lui le mostra il funzionamento dell'iPad. Ma si racconta che il famoso video con James Bond per le Olimpiadi del 2012 siano stati i due nipoti a chiederlo. Il famoso video che abbiamo amato tutti con la nonna che si cala con l'elicottero. Poi c'è un fatto che la regina è molto attenta anche, diciamo, al suo staff, agli umori dei sudditi, e questo ragazzo le ha conquistati anche parlando per la prima volta del suo dolore, di quel dolore che tenendolo dentro aveva fatto male a lui, anche delle abitudini un po' cattive. Quindi vedono in questo matrimonio un po' una favola, un segno di speranza anche per questo regno. È il sorriso che torna a fiorire sul viso di Harry. Esatto, sul viso di Harry, ma anche su questo, diciamo, popolo un po' confuso con la Brexit, con tante, diciamo, incognite del futuro. Questa unione viene vista come un segno di speranza sia nella famiglia, nella Royal Family, che in questo Harry paese. È anche un po' lo scavezzacollo di famiglia, è simpatico a tutti noi perché è quello che ogni tanto ne ha combinate. È stato fotografato, fu lo scandalo, diciamo, uno degli scandali più gravi per la corona fu quando fu fotografato durante una festa con un uniforme nazista, che era, diciamo, lui la usava come un costume, la maschera, ma era una cosa veramente grave, no? E questo proprio perché faceva uso di alcolici, insomma, abbondanti, e questo aveva... Ma lei lo rimetterà in riga? No, però prima vedevo la foto di Lady Di, che hai scritto di Lady Di, no? Tantissimo. Sì. Con i suoi due figli, secondo te da lassù sarà contenta? Io penso proprio di sì, perché diciamo in fondo loro tutti e due, per esempio una cosa che si vede il suo tocco tantissimo è il fatto che entrambi i figli hanno destinato i loro doni di nozze a delle associazioni umanitarie, questo è un tipico la sigla di Diana, amata. Così anche il fatto che nel bouquet hanno voluto queste rose bianche del giardino proprio di Lady Diana, diciamo, e tanti altri singolari. Ecco, le rose che tanto amate, ci saranno le peonie care a Meghan e le rose bianche di Diana. Dicono questo, dicono sarebbe una madre contenta, una nonna contenta, adesso ha tre nipotini. Penso che siano riusciti un po'. Era questo l'auspicio anche del fratello durante l'orazione funebre. Prima si parlava di quel giorno drammatico rimasto nella memoria dei sudditi, e lui disse dal pulpito, diceva: io spero per mia sorella che riusciranno a crescere questi ragazzi liberi, così come lei avrebbe voluto, e vicini alla gente. Usa proprio questo, nei cuori delle persone. E tutti poi ricordiamo l'intervista in cui i ragazzi hanno raccontato che cosa ha significato vivere quella perdita, in quel modo e sentirsi al centro dell'attenzione tanto, tanto vistosamente. Ma sentendo un po' qui l'interesse, io ieri mi sono documentata con gli amici inglesi per capire come la stanno vivendo, sì, ero veramente curiosa. Lei ha detto, ci ha dato un hashtag per le social, interesse limitato, però ci confessi, domani un momento accenderà Anna. No, io capisco la notizia, perché è un po' come la pagina, il commento rosa quando ci sono i grandi congressi politici, no? Alleggerisce la situazione. Ecco, perché anche quindi, il momento viene stemperato. Questo si coglie ed è ovvio, non puoi neanche negarlo. Io quello che mi sorprende è poi l'esagerato prolungamento delle notizie. Anche qui in pochi minuti c'è stata una serie di informazioni dettagliate sul primo che aveva detto questo, l'intervista. Perché è un po' un sogno, e poi questa casa reale è un simbolo, è importante. È l'ultima casa reale. L'ultima gli inglesi adorano, lo diciamo regolo, quanto amano la loro monarchia, cosa rappresenta per gli inglesi. Sì, è una monarchia che diciamo ha una lunghissima storia, si è incarnata proprio nella storia di questo paese. E pensiamo che nonostante tutto quello che si pensava per esempio dopo gli scandali, tutti i figli della regina tranne l'ultimo genito si sono separati, quindi si pensava che scemasse. Nel 2010 il 50% dei sudditi dicevano che forse entro il 2050 si sarebbe abolita la monarchia, oggi questa percentuale è scesa al 15%, perché in fondo la gente li sente più vicino. Prima erano dei dinosauri viventi, invece adesso sono delle problematiche quelle che vedono nella Royal Family, simili a quelle di tutte le famiglie. E questi nipoti stanno molto contribuendo ad avvicinare la corona, anzi molto hanno già fatto. Noi poi qui siamo tutti più o meno amanti, appassionati della serie televisiva The Crown, dedicata alla corona. Ma Sonia, domani, giorno di lavoro, sabato si lavora tanto al ristorante.
che fai? Ci provi ad accendere un po' il televisore? Sì. Qualcuno te lo chiede, te lo chiederà di sicuro. Tu sbircerai, qualcuna, ti fermerai a guardare. Qualcuna? Sì, tu dici solo donne? Ma prevalentemente forse prevalentemente sì, ma che fai? Anche lo farai e soprattutto ti fermerai con il piatto dei ravioli al vapore a guardare? Io nell'istante non ce l'ho, dopo forse guardo su... Non ce l'ho niente. Più, E quindi sul nulla. Sul cellulare ho proprio... Sul cellulare, vabbè, sul cellulare. Si è fregato, guarda, proprio... No, è peccato, si perde, si perde qualcosa. Vabbè, intanto c'è, si vede, da internet, comunque posto si vede, mica una volta che... meno male, perché Massimiliano dice io non dormo da 3 giorni per sapere il cappello della regina e poi non guarda neanche il matrimonio. Come lo vede sto cappello? 3 giorni dopo? Me lo dici vabbè. Però vabbè. Come si vestirà Elisabetta? Come si vestirà? Il colore... E chi lo sa? Colore, lei che... qualcosa, un colore che porta fortuna, sicuro. Giallo, no? Perché si è vestito già al matrimonio di William di Quindi, giallo. Scartiamo il giallo. Scartiamo il giallo. Il rosso no, perché non è... No, pastello, no. Comunque. Pastello, sì, un azzurro, un verde, un colore classico. Di questo tipo. Sì. Poi naturalmente la spilla, che è la sua cifra stilistica ormai consolidata, insieme al cappello. Quindi, Regolo, ma mi togli una curiosità? Andiamo sull'azzurro. Sulla regina, sì. Mi devo togliere questa curiosità. Lei, io l'ho incontrato, lo racconto sempre, un ricevimento nel 2001, forse c'eri pure tu, alla Galleria d'Arte Moderna. Me la ricordo, tostissima, ma è così tosta, intelligente, testarda, determinata come ci viene descritta? Allora, intelligente, sì, lo è, perché diciamo è anche tosta, perché ci fu un episodio quando lei era nei primi anni di regno, diciamo, un maniaco si introdusse a corte, diciamo, e lei ebbe la prontezza, proprio nella sua camera, ebbe la prontezza, diciamo, di intrattenerlo sugli esiti delle corse ippiche. Oddio, veramente. E fin quando non arrivò la sicurezza. Quindi questo denota un grandissimo sangue freddo. E così in tutti i problemi che lei ha affrontato, che sono problemi istituzionali, problemi eccetera. Forse ha delle spine molto acute. Uno di questi, secondo me, ed è questo che spiega anche l'evoluzione verso i nipoti. Lei, diciamo, un po' scioccata quando era ragazzina dallo zio che rinuncia alla corona per amore di una Edoardo VIII. Esattamente, per Wallis Simpson. Cosa fa? Obbliga la sorella, quando lei era regina da poco, a rinunciare a questo amore della sua vita, che era Peter Townsend, il grande aviatore, diciamo. E questo... Mai perdonata da Margaret. Esattamente. Margaret ha sofferto tantissimo. Questo poi ebbe un matrimonio a sua volta infelice, eccetera. E poi è morta di cancro con molti rimpianti. E quindi da quel momento lei, dicono, abbia giurato di dare spazio, diciamo, ai sentimenti a modo suo. È scattato qualcosa con la morte della sorella. A modo suo, esatto. Sì. E poi i nipoti, non c'è niente da fare sui nipoti. Proprio ha una... Cuore di nonna. Ha una... Sì, proprio perdona... Come l'hashtag... Amore de nonna. Amore de nonna. Amore de nonna, perché siamo a Roma. Amore de nonna, interesse limitato, due. Posso dire una cosa? Che io ho visto le persone, i romani che avete intervistato, così interessati. Io ho una sensazione molto diversa. Cioè, andando al mercato, in metropolitana o in fila dal medico di base, nessuno parla di questo matrimonio. Quindi secondo me è anche un problema di, no, al di là mio della padre notizia che c'è, assolutamente non gliene importa, al di là tutto. Del fatto che il vestito, posso i colori, che non è così. Eccetera, è più che altro molto gonfiata, perché è una notizia rosa facile. Non è che parliamo, per esempio, di moda, già la moda ti porta a riflettere, a vedere cosa va, cosa no. Questi si sposano, è facile, e questo giustifica anche questa ridondanza della notizia, questo ampliarsi e diffondersi prima, durante, dopo, che tu ti chiedi ma perché? Secondo me soltanto perché noi, e quindi anche la comunicazione, vive sul presente, cioè tutto è bruciato sull'oggi e praticamente si amplia anche un po' sul futuro. No, è interessante questa osservazione, però devo confessare anche dal mio punto di vista, anche professionale, certo, c'è la notizia rosa, rispetto facile. Rispetto ai balletti per la formazione del governo, una boccata sì. da resca. No, questo è vero. Mi perdoni. Forse è la cosa più positiva che c'è. Secondo me il trasporto non è quello che ti spinge magari a leggere una notizia chissà come interessante. Il trasporto è quello che vuole svagarsi, che ne so, si guarda la soap opera. Ma io parlo dell'eccesso. Esatto. Io parlo dell'eccesso. Sai, anche secondo me nasce dal fatto che questo un paese comunque col Commonwealth copre, diciamo, una bella fetta del mondo, quindi ne parlano un po' tutti, diciamo, quest'altro, e quindi alla fine non dimentichiamoci che anche un interesse economico, tutti quelli che spingono anche in Gran Bretagna, per questo ci sono le scommesse, ci sono i gadget reali, ci poi, sono un business. Come no, si paga il biglietto per un miliardo di indotto, è un cambio innegabilmente per ce n'avevano bisogno, sicuramente bisogno, però è un cambio di marcia, no?
allora ci sono state orrende considerazioni sul colore della pelle di questa sposa. Mm-hmm. E quindi ricordiamo domani, perché è il nostro pubblico che è afroamericana, la mamma, esatto, è afroamericana, quindi domani è stupenda, primo. Però lo sai che a me ho notato, sono sì, colori diversi, un po' somiglia a Michelle Utzig. Quello sorridente, è vero, io scuro, mi dà questa sensazione. La sorella gemella, no, è vero, anche la variante, la variante scura. È uno scoop. No. La sorella segreta della Unzica. La sorella segreta della Unzica, lo scopriamo. E poi vogliamo parlare dei suoi parenti, anche questo, signora, appassiona, perché cioè, ora è evidente, no? Dice, dai, mamma, domani mi sposo, va bene, domani mi sposo. Il principe Harry e escono cugini, fratelli, fratellastri, parenti, insomma. Soprattutto il padre. Quel padre. Il padre. Prende le foto per fare cazza. Sonia vuole sapere chi risponde, chi accompagnerà la principessa che ritorna da protagonista. Avevano chiesto a me, per la verità. Poi mi avevano fare. Posso dire una cosa, secondo me? Secondo me ti converrebbe spacciarti per un cugino, nipote della sposa, come hanno fatto tanti, che sono diventati corrispondenti, che sono venuti tutti fuori, come diceva Paola, e sono stati assoldati dai tabloidi. Ognuno fa la corrispondenza come il nipote, il cugino, diciamo. Sì. Allora, mentre diamo la parola a Simone per coinvolgere il nostro pubblico, che non ci possiamo dimenticare del nostro pubblico, ci domandiamo tutti, sarebbe più elegante Massimiliano rispetto a Carlo? Chi lo sa? Simone. Io non c'è dubbio. Noi votiamo ovviamente Massimiliano. Sono con te, guarda, su questo Massimiliano. Non avevo dubbi. Allora, coinvolgiamo il nostro pubblico con una domanda facile. Seguirete con estrema attenzione le nozze del principe Harry oppure tutto sommato non siete interessati a questo matrimonio da favola? Fatecelo sapere al nostro numero verde 822 88 96, lasciateci un messaggio in segreteria oppure inviateci una mail a siamonoi@tv2000.it. Venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook oppure su Twitter attraverso il nostro profilo @siamonoi_tv2000. Grazie Simone. Allora Paola, abbiamo detto tante cose anche di Meghan e tante altre ne diremo, abbiamo ricordato che la mamma è afroamericana, sì, abbiamo detto del padre, abbiamo ricordato c'era già stata una borghese in famiglia che insomma è la moglie di William, però lei va oltre perché lei è una donna indipendente, famosa come modella, attrice, per di più divorziata e per di più, aggiungo, più grande di 3 anni rispetto allo stesso principe. Cioè, questa è tutta Diana o Diana che... sì. Però questa vicenda del divorzio ha quegli echi lì, cui faceva riferimento Regolo, no? Si ricorda tanto Edoardo VIII che abdicò, respinto e poi odiato da tutti gli inglesi per quel gesto, per fortuna poi è arrivato il papà. Beh, insomma, arrivò, sì, anche perché abdicò per questo soggetto, cioè colei che Simpson, poi lui amò. Tutta la vita, poi le loro connivenze col nazismo, non lo so, insomma questo lo spiegherà e continuerà a spiegarlo guardate The Crown, tra l'altro permettetemi di salutare, no, assolutamente un no, giorno lo acquisteremo quando non vedete siamo noi, diciamo, ma ovviamente, ma questo sarà a TV 2000, ma è chiaro che tutto questo, come correttamente diceva il direttore, pesi nella considerazione della regina, ed è anche vero, e questo Luciano Regolo l'ha raccontato e spiegato splendidamente, che quello che Diana ha fatto a suo tempo, nel tempo che ha avuto a disposizione, è che oggi vede Meghan, piuttosto che gli stessi figli, straimpegnati nell'attività del sociale. Ai tempi di questa ragazza, regina, futura regina, scusatemi, che sposava Carlo d'Inghilterra all'età di 20 anni, insomma, lei fu la vera rivoluzionaria, sì, non era così naturale. Sì, c'erano le cosiddette opere, no, di bene che si dovevano fare, però lei fu dirompente e i figli hanno raccolto. E il fatto che questa Meghan sia così attiva, anche da questo punto di vista, fa ben sperare i tifosi, ovviamente, della monarchia in una... Non voglio dire una futura Diana, perché sono sempre brutte queste... No, poi è un non, peso, non esiste, povera insomma, Meghan, ecco, che io non porterei sulle spalle. Però insomma la regina, anche il nome di questo, tu eri partita giustamente e correttamente da Wally Simpson, ha chiuso un occhio, insomma. Vero. Ma con chi si stanno imparentando Windsor? Perché abbiamo letto del padre, di queste foto vendute, un mezzo bancarottiere. Domani lo hanno eliminato dal matrimonio. Il padre, diciamo, sembra fisicamente. Abbia avuto un attacco di cuore, quindi si è poi autoeliminato da veramente, solo. Veramente, poi sì, un vero attacco di cuore. Pare che poi sia stato operato, no? Sì.
e quindi si è autoeliminato. Io in questa parentela ci vedo però forse l'unico punto di crisi di questa relazione, perché si crea la stessa situazione di Diana, cioè Diana viene da una famiglia estremamente problematica, divisa, divorziata, lei è lontana dalle sorelle, quindi senza una famiglia di sostegno alle spalle, e Meghan ha lo stesso problema, non ha dietro una famiglia forte di sostegno, cosa che ha Kate invece, a cui William si è profondamente appoggiato. William si è molto legato ai suoceri e per lui è un grande sostegno il fatto di poter essere accolto dalla famiglia. Questo è importante da ricordare, Regolo. Sì. E infatti poi tra l'altro già è uscito il libro La vera storia di Meghan Markle di Andrew Morton, che è lo stesso biografo non a caso di Diana. Sì, sono le stesse parole, diceva, riecheggia un po' il titolo, la sua vera storia. È quasi simile anche il titolo, sì, no? Ma io voglio chiederti, ho una curiosità. In tutto questo nostro parlare, adesso vedremo la cerimonia, la musica, i colori, tutto. Il povero duca di Edimburgo, che insomma è buffo e simpatico, il principe Filippo, nessuno l'ha nominato. Ma si è operato un mese fa. Ma in convalescenza. Che ruolo avrà domani? Dove siederà? Che cosa farà? Regolo ci sarà. Sì, ci sarà. Anche lui è un super longevo e non si sa se sia presente, perché comunque, diciamo... Non si sa nemmeno quanti anni ha, più. È più grande della moglie. La moglie ne ha 92 e lui ne ha 97. Si è ritirato da poco dalla vita pubblica. L'anno scorso. Sì, aveva fatto proprio un annuncio da questo punto di vista, è stato... È incolpabile essere sempre un passo indietro alla moglie, anche con delle crisi tra loro e delle gaffe che lui ha inanellato nel corso degli anni. Non ricordacene una, lei l'ha sempre chiamato la mia roccia. Ricordi una di gaffe? Ma per esempio, diciamo, anche con la moglie ha detto, diciamo, mi sono stancato di seguirti, oppure ha fatto delle gaffe, diciamo, nei concorsi ippici. Diceva che il profilo della regina le ricordava quella del suo cavallo preferito, cioè faceva delle battute. Ma ingenue, ma insomma, adesso sì, anche io una bella questa gaffe. Chi si vuol bene fa così. Alcuni hanno causato dei problemi un po' più soli. Poi anche quando morì Diana ci fu una crisi per le accuse pesanti di Al-Fayed padre, sì, diciamo, eccetera, che erano assolutamente un pochino azzardate, certo. E dove vedeva complotti che erano gestiti contro Diana. In realtà questo, ecco, Filippo ha avuto un ruolo molto importante per esempio con William, perché aveva una grande passione per la storia militare, nipote, quindi nel momento di peggiore, diciamo, trauma è stato a suo modo vicino accanto al nipote. Sì, è stato più accanto al nipote che a Carlo, questo. E poi c'è questa figura anche, diciamo, secondo me di Carlo, che ha risentito di questa inaffettività dei genitori, no? E che quindi forse attraverso i figli ha trovato anche questo fatto che accompagna la sposa, un po' gli restituisce emozioni. Di recente ha chiamato mamma la madre in pubblico e adesso, diciamo, fa anche questo gesto di accompagnare una nuora che è abbandonata. Io credo che quello è vero, che questa sposa è un pochino vulnerabile in una famiglia senza una sua, però io credo abbastanza, dal tipo di rapporto che ho visto instaurarsi sia con Kate che con Harry, che forse loro potrebbero sopperire, perché c'è una forte unione tra i due fratelli e questo potrebbe essere bellissimo. Questo sono stati, saranno, lui sarà testimone, esatto, è già stato, esatto. Si auspica una grande unione tra le due, ecco, questo giovani, mi sembra, esatto. Esatto. Si auspica, si auspica. La ragazza sarà vulnerabile in tutto questo contesto così complesso anche storicamente. Questa settimana però l'ha dimostrato, fa un grande piacere alla corona, perché l'immagine di questa famiglia reale viene enormemente svecchiata, è molto più simpatica rispetto a prima, e diciamo così apre proprio nuovi orizzonti. Brexit non se lo ricorda quasi più nessuno. No, infatti questa è una bella parentesi sulla Brexit, in qualche pagina culturale. La Brexit che ha spaccato il paese. Allora ho capito che Anna fa finta di non interessarsi di questo matrimonio, ma sa tutto. Mi interessa tutto quello che nella giusta misura. Io vedo, ho visto ultimamente delle cose stranissime a proposito della... e dell'eccesso della comunicazione, che io prima attribuivo soltanto alla comunicazione rosa. Qui c'è questo matrimonio famoso e quindi tabloid, la crisi dei giornali, c'entra un po' tutto, riempiono, eccetera. Però ho visto che questo problema dell'eccesso colpisce anche notizie che sono invece, per esempio, ferali. Io ho visto, quando è morto un noto conduttore di recente, che abbiamo ricordato, c'è stato una tale eccesso di comunicazione che
ogni TG e ogni GR non sapeva più che cosa insomma, dire. Insomma, la nostra Anna si è capito che gli eccessi non piacciono. No. Però ci ha detto una cosa interessante. In alcuni casi c'è anche l'ondata, posso dire solo una cosa, perché mi sembrava vera. Sì, nel caso di Fabrizio, perché io Fabrizio lo conoscevo, io non ho scritto perché ho fatto una scelta diversa, no? Forse di pudore. Però diciamo, io penso che in quel caso c'è stato un amore anche popolare, l'ho visto diciamo popolare, che meritava, perché era una persona così semplice e ricordata. Ma io non discuto il personaggio. E noi sottoscriviamo qua, siamo io non discuto il personaggio. Io sto facendo un commento su quando muore un famoso regista. No, è chiaro quello che ci ha detto e ha detto anche una cosa interessante che insomma tu Regolo conosci bene la Gran Bretagna, lì la Brexit ha spaccato gli amici che non si rivolgono più la parola dall'oggi al domani, questo matrimonio ricrea un po' di giorno di festa. Però io voglio tornare proprio alla celebrazione, voglio viverla, mi perdoni Anna, come la inanticipata, come la vivremo domani. Allora, tanto per cominciare, dunque saremo nella St. George Chapel, ci sarà un coro, che è quel coro del San Giorgio, un giovanissimo violinista. Sì, un giovane violinista, amico di Harry, il coro composto da voci bianche e voci adulte, e poi insomma il direttore della St. George Chapel, musicale della St. George Chapel, e poi ci sarà questo corteo di bambini piccolissimi, età media 4 anni, tra cui saranno presenti anche ci nipotini. Ci sono anche George, Charlotte e Giorgio, sì, poi altri bambini amici delle due coppie. Ma lei indosserà la tiara di Diana, è vero? Si era detto questo. L'hai detto proprio come... Può darsi... Non voglio essere smentita domani, però io ho qualche dubbio. Azzardiamo un pronostico. Io ho qualche dubbio, perché innanzitutto lei verrebbe immediatamente identificata con l'immagine di Diana, che una sposa vuole essere unica, no? Uguale a quella passata. E poi questo diadema appartiene allo zio. E quindi lo zio lo presterà a punto interrogativo? Non si fida lo zio. Che bellezza. Però abbiamo una domanda. E poi c'è anche un'altra però storia. Però ci sono tutti gli Spencer, tutti gli invitati, anche i cugini. Sì, quello che viene lo zio. Questo diadema era stato dato in usufrutto a Diana. E il fratello, quando lei divorzia, glielo richiede indietro. Ecco. Quindi c'era stata anche una brutta storia. Quindi questo potrebbe essere un elemento di riconciliazione. Sonia... Sì, però io Sonia, posso darle un elemento? Sì. Daccelo tu anzi l'elemento. Sì. Il banchetto, abbiamo già parlato, Massimiliano era molto colpito dai salumi. No, poi ho letto che sono loro queste salsicce. Lei la sposa ci tiene molto alla salute, tutto bio, tutto a chilometro zero. Vuole una torta sponge cake fatta con i fiori di sambuco e la crema di limone. È uscito oggi un video sul canale Facebook della Royal Family e fanno vedere appunto la preparazione. È una torta un po' americana, non è la classica fruit cake inglese, pesante, mattone, un po' tipo pesante come l'uranio. Lei ha cambiato pure questo. Quella è la torta tradizionale, è una torta di frutta. Pesante come l'uranio. Tutti i matrimoni è la torta di frutta, diciamo, invece no. Una torta ai fiori di sambuco. No, è una torta sponge con... cake al crema di limone. Con aromi vari. Ci sono anche limoni di Amalfi, ho letto. Sì, non con so i limoni di Amalfi. I limoni di Amalfi. Allora è buona, se è così. Pare che ci saranno asparagi, fave e piselli. Ma quindi queste sono le cose che si sono viste. Fave e piselli non lo so, dentro la torta. Dentro la torta. Non la torta. Conosciamo le licenze poetiche degli anglosassoni, però diciamo le fave e piselli. Il banchetto nell'ancia che sarà anche un po'. Diciamo i guai, mi fa anche leggero. No, ma bisognava farlo vegetariano. Quella sarebbe stata la grande... Sonia, come va questo banchetto? Una novità che si aggiungeva. Questo banchetto è tutto il mondo sta guardando, no? Perché poi tu spende, pensa, 30.000 euro. Ma solo per il salsiccetto. 30.000 euro sono rimaste qua. Quante persone mangiano? Sono rimaste qua. Sonia, me l'hai sconvolta con questa cifra. Ma quella è? 600 persone. 600? Ogni persona che è 50 euro, non è un po' piccolo, non è poco. Guarda, lei immediatamente ha fatto il calcolo. Scusami Sonia, ma i banchetti di matrimonio cinesi, diciamo di una persona modestissima, in cinese, come sono? In cinese sono, non è tutti uguali, quello più importante sono molto più discreto, non ti fanno neanche sapere loro cosa fanno. Quello Pacchiani ti fa vedere tutti, voi vedi, lo sai che in Cina dopo il pranzo, dopo cena, no? Alla fine che piatto che è, voi non potete indovinare che piatto, oltre dolce, arriva un piatto di soldi.
ognuno si ammazza, può prendere anche soldi. Voi avete visto questa cosa? Ho parlato alla telecamera, ma questa la voglio capire. Mangiate soldi, mangiate. Vuol dire che dopo, alla fine, no, per contentare tutti queste testimonie, oggi sta tutti partecipa a questo matrimonio, oltre di far mangiare, di pure prendere soldi. L'ultimo piatti arriva un piatto di soldi. Io escludo che domani arriverà un piatto di soldi sul tavolo. Lo escludiamo. Regolo, mi viene la tentazione di prima che Matrimonio brontola perché non gli per piace, questo, non sono gente film, ricchi, gente mi viene la tentazione di consigliare Banchetto di nozze del regista sino-americano Wayne Wang, non so se è adatto per il pubblico TV 2000, ma è un capolavoro. No, io volevo chiedere dovevo chiedere a Regolo, ma diciamo c'è il banchetto, c'è la prima parte, c'è la seconda parte che ci incuriosisce tutti, che è quella grande festa. I 200 metri. 200 Frog House. Sì, Frog House. Lì, c'è qualcosa di sentimentale lì. Perché chi ci viene lì? No, che perché succede? C'è questa festa, diciamo. Noi no, siamo noi, non ci sarà. Il banchetto è servito tra l'altro in piedi, diciamo, fai anche questo. Veloce, diciamo. Una piccola rivoluzione. Però poi si spostano in Frog House, è una dimora molto cara ad Elisabetta, la nonna, diciamo, e poi c'è questa storia dove, perché lì è stato il teatro dell'amore tra Vittoria ed Albert, diciamo, no? Questa regina storica, eccetera, e sono custodite proprio le spoglie di entrambi lì. Lì vanno, diciamo, i giovani, c'è questa bella gioventù, quindi gli DJ amici anche set. Di Will, sì, di queste, diciamo, le cugine, le duchessine di York, eccetera. Quindi è un po' il momento più divertente, più danzerino della situazione. Poi faranno questa luna di miele in Africa anche per gli abiti, però, dove andranno? Successivamente. Non in Botswana, perché lì si sono praticamente fidanzati. Pensano in Namibia, no? Avevo letto che era quello più, molto probabilmente così. Ma le temibili cugine, cioè le York, le due che erano paragonate a Genoveffe. Però diciamola tutta, adesso non vogliamo essere cattivi. Una si sposa a ottobre, quindi si sposa a ottobre, l'abbiamo sistemata, ma saranno presenti con i loro cappelli? Saranno presenti, con un pavone che va in primo grado. A questo punto siamo alla domanda introdotta, passando alla cucina: chi ci sarà e soprattutto chi non ci sarà, chi è stato invitato, chi non è stato invitato, e i grandi capi di Stato, non trattandosi, lui è il sesto in ordine di successione, quindi non può avere i capi di Stato, giusto? Non ci saranno teste coronate, forse il re di Grecia, perché è un parente molto stretto. Quindi ci saranno amici, soprattutto amici personali. Gli Obama? Ci sono i cantanti, però no, ci sono Elton John che è amico ieri di Diana. Era a Las Vegas. Ci sarà Ed Sheeran? Vogliamo sapere se ci sarà Ed Sheeran. Le Spice Girls, gli avanti nelle Beckham, dovrebbe esserci Beckham. Non manca mai Beckham con una delle Spice Girls. Potrebbe forse anche Tom Hanks, però non è sicurissimo, diciamo questo. E poi si sbagheggiava anche di Angelina Jolie, ho letto, perché l'hanno vista arrivare a Londra, diciamo, e sembra che siano amiche con Meghan, però diciamo non si sa se questo è vero, è semplice, una semplice coincidenza. Ci saranno tutti i suoi colleghi della serie, sì. Anna la vedo che saltella sul divano, perché questo ci sarà, non ci sarà, diciamo, no, ma voce. Perché dice, sai, questa è amica del, sembra di stare a di parlare di persone del quartiere, anzi del condominio, no? Perché siccome sono amiche, il loro, però non condominio. È sicuro. È proprio questo, forse è proprio questo il fatto. Questo. La gente cerca, diciamo, in qualche modo di perché poi dai. Ma noi diamo questo alla no, gente. No, non dico questo, però questa favola della Cenerentola oggi ha delle ripercussioni nuove, nel senso che queste ragazze sono ragazze anche in gamba. Pensiamo a una Letizia Ortiz della Casolano, che è diventata regina di Spagna. Lei era una giornalista super professionista, certo. E Meghan ha due lauree nella sua, diciamo, in teatro e in relazioni internazionali. Che simpatica, quindi Meghan, in qualche modo offrono una riproposizione, secondo me, di questa, diciamo, favola d'amore, però di persone che poi si impegnano, studiano, fanno, insomma, comunque determinate. I motivi di interesse ci sono reali, come no. Anche seri, voglio dire, però non è che agguerite, non la principessa in genere. Ma se uno mi chiede perché se ne parla così tanto, perché comunque in Inghilterra la famiglia reale c'ha un per il ruolo sogno, istituzionale, era tantissimo il capo di Stato, certo. Il capo di Stato di una nazione. La signora Anna dice perché se ne parla così tanto? Se mi chiedessero perché se ne parla così tanto? Sogniamo un po'. Perché lei comunque ha un ruolo importante istituzionale e di conseguenza problemi. La famiglia. Ma ci sarà la carrozza con i cavalli? Certo, sì, sia chiusa ormai che aperta. Qui siamo alle 5 del pomeriggio. Che matrimonio non lo faccio mai, ma mi permetto, la mia cara amica Clelia Giannini, che bacio e abbraccio, la salutiamo pure noi nel mio caso, e vi ringrazio, la mia massima esperta amica di Corona ha già fatto tutto il percorso, ha studiato tutto, quindi domani saremo con lei su WhatsApp. Hai visto? Ma com'era? Ma cosa ha detto? Ma perché Regolo così? Ha confermato la carrozza, c'è Minelli pure, Simone.
Simone, dico, insomma, non volevi essere chiamato, no? No, no, perché stavo riflettendo per questo, perché il pubblico è diviso. E adesso vi leggo qualcosa. Cominciamo da Shanti. Sarà sicuramente un matrimonio bellissimo, ma al primo posto c'è sempre lei, la regina, che nonostante l'età riesce a seguire la regina. God save the Queen. Anche il nome di Carlo. God save the Queen. E poi continuiamo con Anna. Sinceramente la notizia l'ho appena scoperta da voi. Tanti auguri per una vita serena e per me finisce qui. Roberto da Roma. Io faccio il panettiere e lavoro di notte, però quando riesco mi leggo i giornali e sto al passo coi tempi. E vi dirò una cosa, ad avercela io una donna così bella. È bravo, come si chiama? Luigi. Luigi, sei un grande. E poi Roberto, i matrimoni da favola non mi piacciono, qui di favola non c'è nulla, io ho le bollette da pagare, che mi interessa? Roberta, cari amici, per passione ho sempre seguito le vicende inglesi, adoravo Lady Di e non sapete quanto ho sofferto quando ho scoperto la sua tragica fine. Domani però per me sarà un giorno speciale e soprattutto seguirò questo lieto evento. E poi c'è un interessante punto di vista, che è quello di Natalie, che dice: amici di Siamo Noi, bisogna guardare i guanti della regina, bianco significa che la regina è contenta e nero meglio non pensarci. Purtroppo a Carlo è andata male, perché la regina aveva i guanti neri. Tutti attenti. Attenzione. Ai guanti, Simone, io vorrei dire, poi mi rivolgo a te, Paola. Domani tutti attenti. Vorrei dire che le favole possono avere anche procedere in direzioni diverse. Chissà che un giorno il nostro Simone non incontri Charlotte, l'amata Charlotte, e diventi il principe Simone. È possibile. È meraviglioso. Io sottoscrivo. Gabriella, sottoscrivo. Ma ha ragione, ma perché deve essere sempre... Ma scusa, ma perché deve essere sogno. Sempre solo una tutti hanno sogno realizzato, una principessa che sposa un principe? Ma siamo seri, visto Simone? Tornando seri, ma io ero seria, Paola, e lo chiedo un po' a tutti, rispetto alla coppia che abbiamo visto sposarci, comunque il ruolo istituzionale è diverso, William dovrà succedere alla regina... però il rischio è che questa coppia appanni un po' tutto? Vorrei sentire per cosa pensate, di, per un po' di tempo io credo sì che appannerà già, per forza, anche perché William e Kate, bravissimi, studiano da futuro re e futura regina, e anche per esempio la sua sobrietà nell'abito da sposa, la sobrietà nella tiara, sobrietà sempre si fa per dire, Cartier. Ma nella tiara. No, era più, come posso dire, era già sistemata. Poi come... continuiamo tra di noi perché abbiamo finito il tempo. Oddio, ci ha dato silenzio. Ci ha volato il tempo. Io andrò via da questa trasmissione guardando Meghan, vedo la Hunziker, ormai per me sarà così. Grazie a tutti voi, grazie a tutti, auguri alla coppia reale. Noi torniamo auguri. Lunedì. Comunque allora, inizi 13:50, vi aspettiamo. Perché cercavo un quadro che poi coppia reale non è.